Fiore e Adinolfi difendono Cavallini, c'è stata addirittura una conferenza stampa. Perché oggi i vertici di quella che era terza posizione si schierano con Inar? C'è una logica del ricatto. Ognuno di questi ha segreti sui loro legami trascorsi che non possono rivelare. Valerio Fioravanti, insieme al fratello Cristiano, ma più Valerio Fioravanti, è quello che porta alla condanna di terza posizione, dei vertici di terza posizione. Le dirò di più. A me risulta che quando Fioravanti iniziò il processo si presentò nella gabbia di quelli, dei deputati di terza posizione, questi lo aggredirono fisicamente, i carabinieri lo dovettero salvare e portare via. Il clima di odio, di risentimento e di rancore fra di loro c'è. Quindi l'atteggiamento di Fioravanti, assolutorio nei confronti di Valerio, cioè di Roberto Fiore nei confronti di Valerio Fioravanti, si giustifica solo con la conoscenza di segreti che hanno entrambi interesse a mantenere tale. Chi era Paolo Signorelli? Paolo Signorelli era un dirigente d'Ordine Nuovo che ho conosciuto sia a Mestre durante una riunione, poi ho incontrato a Bologna durante la manifestazione. Poi ho incontrato a Roma quando mi dissero che Paolo Signorelli aveva proposto, progettato l'omicidio di Carlo Cicuttini per eliminare la prova della voce che aveva telefonato ai carabinieri il 31 maggio del 72 attirando la Pedeano. A quel punto presi il treno, andai a Roma e parlai personalmente con Paolo Signorelli, il quale ribadì la necessità di fare questo. Dice, no, non esiste. Non esiste in assoluto. No, ma lui vuole tornare in Italia. Se vuole tornare in Italia ci vado incontro io e la faccenda me la spiego io da solo. Cicuttini non si tocca. Nell'occasione gli disse che un ufficiale dei carabinieri, comandante della compagnia carabinieri della divisione di fanteria Mantova, aveva cercato Cesare Turco, un altro militante dell'Ordine di Udine, facendolo contattare da un suo confidente per invitarlo a trovarlo. Naturalmente era chiaro che si trattava di un ufficiale dei servizi e chiese a Signorelle se per caso il nome di Claudio, di questo ufficiale che si chiamava Gatti, gli ricordava qualcosa. Beh, con mia sorpresa, io in quel momento non ricordavo il cognome dell'ufficiale, anzi, disse guarda l'ufficiale che comanda la compagnia carabinieri della divisione di fanteria Mantova. Signorelli mi sciorinò una dozzina di nomi di ufficiali del servizio segreto militare che operavano nel nord-est, operavano in Friuli. La cosa ovviamente mi sorprese notevolmente. Quindi la persona è stata sempre integrata, sempre a contatto con l'arma dei carabinieri e con il servizio segreto militare. Negano sempre, però un fatto è certo, Aldo Tisei, che era un uomo suo, è stato riconosciuto come confidente dall'ufficiale che lui ha fatto arrestare. La stessa cosa ha detto Seccio Calore, cioè, del resto rientra nella linea di condotta di un mondo di destra, che non è stato mai un mondo di opposizione al sistema e allo Stato. È stato un mondo che ha sostenuto il sistema e lo Stato in nome dell'anticomunismo. Sergio Calore era un uomo dei servizi? No, non era un uomo dei servizi. L'uomo dei servizi era Paolo Signorelli, con il quale lui lavorava. Tant'è che raccoglieva informazioni da passare ai carabinieri insieme ad Aldo Tisei e molto probabilmente ad altri su ordine di Paolo Signorelli. Massimiliano Facchini? Massimiliano Facchini era un uomo dei servizi. Sergio Calore è stato ucciso perché poteva dire altro? Sicuramente non aveva detto tutto. E sicuramente forse aveva coperto qualcuno nella speranza che potesse essere comunque grato. Il pentimento di Calore, Izzo
inizialmente Fioravanti, è stato concordato ad Ascoli di Piceno in un'operazione che avete coinvolto il gruppo Espresso della Repubblica. Sono loro gli sponsor di questo pentimento. Sono loro che portano avanti i personaggi dicendo che non vogliono benefici, vogliono fare chiarezza sulle stragi. Poi Fioravanti si tira indietro. Poi Fioravanti prima rimanda avanti e poi si tira indietro. Ma perché Fioravanti, che è un pentito di fatto, lui e la Mambro sono due pentiti di fatto, hanno mandato in galera tutti i loro amici, ma non si possono ufficializzare il pentimento, perché il pentimento li obbliga a dire quello che non vogliono dire. Mario Tuti dovrebbe avere una dichiarazione, o almeno avrebbe raccolto una sorta di confessione dai responsabili della strage di Brescia. Tutti, è quello che il ministro degli interni Paolo Taviani ha indicato come appartenente all'organizzazione segreta del ministro degli interni, che inglobava moltissimi elementi di estrema destra, che poi saranno in gran parte spacciati per terroristi neri, come lui. Taviani lo definì una cellula impazzita. Quella dichiarazione di cui mi parlò Fabrizio Zani nel carcere di Portanzuro è stata effettivamente fatta, perché a rendere credibile l'affermazione di Zani, la dichiarazione di Zani, c'è il fatto che da quelle parti il suo gruppo aveva questa abitudine. Infatti, fecero fare una dichiarazione di responsabilità ad Andrea Broggi, quindi prima, diciamo, o subito dopo l'attentato all'Italicus, da conservare. In pratica il metodo era, se io faccio questo, come mi cautelo? Mi cautelo facendomi rilasciare una dichiarazione firmata che un domani posso utilizzare contro di voi se mi tradite. L'Italicus e Brescia sono connessi? Sì. Tutte le stragi in Italia sono connesse. INAR potrebbero essere stati killer o utilizzati, potrebbero essere stati utilizzati da qualche organizzazione? No, non sono impiegati da qualche organizzazione. Se i loro punti di riferimento sono i fratelli De Felice, Aldo Semerari, Paolo Signorelli, Massimiliano Facchini, non c'è bisogno di ipotizzare un'organizzazione. Bisognerebbe andare a cercare il referente interno al Movimento Sociale Italiano. Questo sì, questi nomi non sono mai stati fatti. Ma ai margini del Movimento Sociale Italiano ci sono questi personaggi. I fratelli De Felice sono sempre stati uomini dei servizi segreti. Quindi quando manovrano, sanno per conto di chi manovrano e per quale motivo manovrano. L'Anello, l'organizzazione Anello. Direi che l'Anello è quello che era una volta il servizio segreto della Presidenza del Consiglio. C'è sempre stato. L'Anello non è stato altro che servizio segreto a servizio dei presidenti del Consiglio. Un altro servizio parallelo ai servizi segreti, c'è il servizio segreto del Ministro degli Esteri, c'è il servizio segreto della Presidenza del Consiglio, c'è il servizio segreto militare e quello civile, c'è Gladio che svolge servizio informativo, autonomo dagli altri. C'è un difetto in questo paese, qualcosa non è stato mai fatto. Non sono stati mai chiamati in causa gli stati maggiori della difesa delle tre armi. Aldo Semerari incontrò i boss della banda della Magliana. Certi rapporti Semerari li aveva, ma quello che lui poteva dire era anche il progetto che avevano questi. Questo progetto di comunione fra malavita organizzata e gruppi del Movimento Sociale Italiano. Va bene. A cosa era finalizzato. Ecco, questo è quello che non hanno mai detto. E a cosa era finalizzato questo progetto? Un colpo di Stato. Non potevano progettare un colpo di Stato. Quindi qual era il progetto alla base di questa unificazione operativa fra malavita ed estrema destra missile? Questa è una domanda alla quale nessuno ha risposto. Fioravanti e gli altri dicono che loro non avevano un progetto politico. La vendetta e questo. Non avevano un progetto politico.
loro magari no, ma i De Felice, Facchini, Semerari, Signorelli, questo ce l'avevano. Qual era? Visti i loro rapporti con le apparati dello Stato. Delfo Zorzi? Le caratteristiche di chi è tratta a far parte di una struttura come Gladio. Ecco perché bisogna stare attenti al discorso Gladio. C'era tutta. Perché primo, io so che lui a difetto alla vista non poteva fare il militare. Non è stato accertato nemmeno questo. Due, l'hanno arruolato nella Gunari che è un corpo di eletto. Tre, nella Gunari ha fatto l'informatore. Cioè nel servizio era un informatore. Sono le stesse caratteristiche che descrive Amo Spiazzi per quelle che dovrebbero entrare a far parte dell'organismo che lui chiama di sicurezza. Essere anticomuniste, aver fatto il militare, l'informatore nel corso del servizio di Levi, eccetera, eccetera. Quindi Zosa ha tutte queste caratteristiche. Non sono mai state fatte le indagini dovute. Mai. L'omicidio del giudice Vittorio Accorsio. Quando nel settembre del 75 decidono ad Albano di fondere Avanguardia Nazionale, Ordine Nuovo, e si parla di uccidere Accorsio. E glielo dico con certezza. L'omicidio era stato indubbiamente progettato come azione congiunta fra Ordine Nuovo e Avanguardia, cioè il nuovo gruppo che nasceva doveva compiere e rivendicare questa azione, dato che Accorsio era il simbolo della repressione contro il movimento politico Ordine Nuovo. Ma nel luglio del 76, io ero in Madrid con Stefano, viene fatto l'omicidio Accorsio. Il primo che cade dalle nuvole è Stefano. Infatti io l'ho difeso poi al corte d'assise, non soltanto lui, anche gli altri. Cade dalle nuvole, perché mi dice no. Devo capire per quale motivo l'hanno fatto. Quindi è subentrato qualche altra esigenza che non è quella, diciamo, politica del nuovo gruppo. Qualcuno ha deciso l'omicidio Accorsio al di fuori di un progetto politico. Quale esigenza? Ecco il fatto, ecco perché con Cutelle è un gran chiacchierone, no? Vabbè, uno è un killer. Ma l'omicidio Accorsio in quel momento non ci stava. Dell'omicidio Accorsio fu condannato Pierluigi Concutelli per quella morte, che risultò poi iscritto alla loggia Camea. Beh, ma noi eravamo in contatto anche con Gelatorio Michelli, che era il segretario della Loggia P2. Io l'ho visto venire in via Sartorio a Gelatorio Michelli. Ma Gelatorio Michelli nel marzo del 1976 viene arrestato nell'ambito dell'inchiesta sul sequestro di persone che coinvolgono la banda dei Marsigliesi. Sì. Poi verrà scagionato, ma viene arrestato come nell'ambito di quell'inchiesta che credo seguisse proprio Vittorio Accorsio. Michele con noi era così. E a Michele, Stefano aveva chiesto, io dovevo aspettare il processo d'appello, aveva chiesto se poteva intervenire. Quando Michele, convinto che sapeva che ero di Udine, disse mi passo la telefonata. Stiamo parlando ovviamente della Loggia P2. Nomi che non sono mai emersi. Parlo di due magistrati. Pierluigi Concutelli, lei lo ha conosciuto? Sì, sì. Sì, l'ho conosciuto in via Sartorio a Roma. In via Sartorio a Roma. Un killer. Niente altro che un killer. Che in carcere ha ucciso insieme a tutti. Sì, ha ucciso Buzzi su richiesta di tutti. Perché tutti è stato a chiedere di uccidere Buzzi. E ha ucciso Buzzi per buttare un cadavere a nord della Corte d'Assise dove lo processarono per l'Italicus, non per altri motivi. Poi ha un concorso ad uccidere Palladino, che io conoscevo, e in un faccia a faccia con Cutelli da Palladino le pigliava, però erano in 9, fra cui le Remacchi e altre, e in 9 l'hanno ucciso, anche se poi, vabbè, giustamente con Cutelli aveva già l'ergastolo, ha detto sono stato io e basta, gli hanno creduto a posto. Proprio un killer, niente di più di un killer, con qualche precedente a Palermo. È una notizia che è circolata, che è stata smentita, io prendo atto della smentita, non ci sono
Però, ebbene, lui si mise in cattiva luce con me in via Sartorio, può darsi che mi nattasse credito, non lo so, però disse che per l'omicidio che aveva fatto l'ha fatto a Palermo per fare un favore a certi amici.